continuiamo. Paolino, allora. Uè, attenzione. Oggi metteremo i triangolini e faremo per bene la testa. A più tardi. Voilà. Allora ragazzi, iniziamo giustamente dalla testa. Però per quanto riguarda i triangolini, come abbiamo fatto con le striscioline, dovete iniziare praticamente sempre dalla coda. Adesso aggiustiamo la testa e incominciamo a fare i buchi che ci indicheranno dove vanno praticamente le nostre striscioline. Quindi una volta fatti i buchi, allora, una volta fatti i buchi noi possiamo anche incominciare a pittarle. Voilà. Possiamo anche incominciare a pittarle perché le faremo praticamente di colore rosso. Voilà. Oppure non le pittiamo proprio e facciamo direttamente tutto. Sì, così facciamo direttamente tutto e pittiamo dopo tutto. Oh no, ma dopo vediamo, cominciamo a fare i buchi che ci consentono praticamente di mettere i nostri capelli, diciamo, le nostre spine. Voilà. Ragazzi, è ovvio che poi dopo noi daremo un movimento più bello, no? È solo per vedere i buchi, in modo che quando andremo a mettere i triangolini i buchi non verranno ricoperti. Voilà. Quindi poi dopo penseremo a bloccarli, penseremo prima a pittarli, poi li bloccheremo e poi daremo un movimento diverso, no? Première question, Philippe Martinez, pourquoi vous êtes là? Est-ce que c'est parce que pour vous ce conflit social il est emblématique du climat actuel? Voilà, poi ne verranno fatti altri, magari più piccoli. Voilà, adesso possiamo vederli, non abbiamo capito. Adesso facciamo anche un'altra cosa, disegniamo con la penna. Si vedono però. Retrouvez votre magazine avec les appart hotel Adagio. Adagio, un pied à terre au cœur des plus grandes villes. Allora iniziamo a fare il nostro lavoro. La prima cosa che faremo sarà la testa. Che la testa deve uscire bene perché è la prima parte del corpo che si vede. Le altre, d'accordo, però la testa è praticamente principale. Quindi, prima cosa che farete, sempre il solito passaggio di colla da tutte le parti e poi le striscioline vi consiglio di tagliarle a metà. Lo abbiamo tagliato in questa sezione, voi per lungo le tagliate a metà perché in questo caso qua servono delle striscioline piccoline, d'accordo? Ci vediamo più tardi perché purtroppo devo lavorare a due mani. Quindi il solito procedimento come abbiamo fatto con le strisce qua, le bagnate di colla e le attaccate per bene su tutto, facendo prendere per bene le curve. Ok? A più tardi. Allora, ragazzi, abbiamo ricoperto la nostra testa. Adesso possiamo cominciare a mettere i triangolini partendo dalla coda. Ok? Sempre in sovrapposizione uno come l'altro. Quindi partiamo dai triangolini più piccolini che abbiamo creato e man mano diventano larghi della stessa misura e poi qui li diventano di nuovo piccoli. Ok? A più tardi. Allora ragazzi, allora adesso passiamo alla collatura dei triangoli. Sempre lo stesso sistema. Quindi partite dalla coda. I triangolini, qui ne abbiamo tagliati in due misure differenti. C'est l'événement sur le pays à 19h et en direct de la collège entre Najat Vallaud Belkacem et Bruno Le Maire, l'occasion de s'intéresser à l'échec scolaire, aux réformes aussi. Vous iniziate sempre dai piccoli, poi man mano più grandi. Sempre con la stessa misura fino ad arrivare qua che sono piccoli. Ok? Voilà ragazzi, sono passate due ore qui.
praticamente ci vuole. Le nouveau parfum di Jean-Paul Gaultier. Voilà ragazzi, dopo due giorni siamo praticamente arrivati quasi alla testa. Lavoro abbastanza pesante, cioè. Meglio che lo sappiate, che è un lavoro abbastanza, ci vuole molta calma ragazzi, calma e pazienza, come fare un mosaico, la stessissima cosa. Voilà, allora adesso riflettiamo, a più tardi. Voilà ragazzi, allora stiamo continuando. Allora ho pensato di prendere un po' di ferro filato e quindi mettere la nostra resina epossidica solida e fare così un po' di battito intorno, già l'ho preparato anche dentro, tutti in formazione di minaccia. Logicamente questi qua adesso dobbiamo aspettare che si seccano. Una volta seccati faremo poi i piccoli triangolini da tutte le parti del viso e anche qui del mento. Quindi adesso completiamo, che attacchiamo tutti e rivestiamo qui. Ma è tra un giorno, domani no, perché domani non si esce, non devo fare un lavoro, domani è domenica, quindi aspettiamo poi lunedì e attacchiamo praticamente tutti gli altri triangolini per far uscire poi definitivamente il nostro viso terminato. A più tardi. Ma no, ragazzi, dobbiamo fare solo questi due. E poi dobbiamo rivestire. Bello, ragazzi. Una magia del mare. Molto bello. Guardatevi che sbaffo. Questo è proprio la fine del mondo. A più tardi. Voilà. Allora, aspettiamo che si secca. Ok? Alla prossima, ragazzi. Voilà. Allora, ragazzi. Finito il primo. Adesso facciamo seccare per bene la pittura, la colla. Dopodiché faremo praticamente la passata di resina, quindi faremo il colore nero prima, poi faremo una bella passata di resina per farla ancora più duro e quindi poi utilizzeremo la pittura camaleonte. Questi pezzettini tutti li ho messi tutti con il pennellino perché erano praticamente impossibili a mettere con le mani, quindi con il pennellino bagnato con un po' di colla e poi passato prima la colla sotto. Ho attaccato tutti i pezzettini. 3 jeux à 0 sur le cours Suzanne Lenglen. Et bien Virginie Razzano, voilà, ragazzi, che aveva perso la première 6-2, ha rovesciato la mano nella deuxième. Quindi a più tardi. Allora no, passiamo, che finiamo così questa puntata. Nella prossima puntata io vi farò vedere tutti e due serpenti pronti per essere pittati con la pittura camaleonte. Allora adesso vi spiego che cosa faremo. Aspettiamo che si secca la pittura dalla colla, quindi domani lo pitterò di colore nero, aspetto 24 ore, gli faccio la passata di resina trasparente in modo che diviene più duro, si fa la patina sopra e sopra la resina trasparente, una volta che si sarà seccata, quindi nel tempo di 24 ore, pitteremo bene bene di colore nero con i colori ad acqua, quindi gli acrilici, noi colori a spray, che hanno i solventi. Quindi una volta che si sarà seccato è pronto per essere passato con la pittura camaleonte. Quindi logicamente è inutile che vi faccio vedere anche l'altro procedimento, quindi perché il procedimento è uguale anche nell'altro serpente e quindi faremo questa cosa qui. Nella prossima puntata partiamo con tutti e due serpenti già pronti per essere usati. Ciao ciao a tutti, ma che pazienza, un caro giorno, anzi tre giorni a farlo. Dominical, si je puis dire. Est-ce que vous montrez au début, il y a une dimension classique?